Buonasera e bentornati. Spesso non ho idea del perché mi chiedono un consiglio su quale zaino comprare. E io, anche se vi assicuro che non ho nessun tipo di partnership, collaborazione, ma perché è la cosa più semplice, spesso consiglio di andare da una nota catena, Decathlon, vabbè, di attrezzature per outdoor o per sport, perché è la cosa più semplice. Ci sono troppe cose da dire su uno zaino, però specialmente ora che con questi discorsi di zone rosse e zone arancione, spesso uno è rimasto comunque nel suo comune, ha riscoperto le bellezze del suo comune, delle passeggiate si possono fare vicino a casa, è comunque un pochino esplosa anche diciamo l'attività dell'escursionismo. Si parla di escursionismo specialmente in alcune zone, tipo io sto nella provincia di Prato, quindi sicuramente nella provincia di Prato, nella provincia di Firenze, dove non si supera mai la linea degli alberi, che in Toscana è intorno ai 1600 metri, e dove non si trovano, se non si vanno a cercare per attività specifiche, condizioni di sentieri esposti o difficili, perché sopra la linea degli alberi, perché sopra la linea degli alberi, cioè superata diciamo il limite della faggeta, ci può essere dei problemi di forte vento, ci possono essere dei problemi anche di visibilità, di perdita del sentiero se c'è la nebbia fitta, allora lì. Ma anche se i nostri sentieri sono comunque molto 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 ben segnalati. Però, diciamo, fatto questo disclaimer, quando si parla di andare in sentieri comunque molto ben segnalati, su zone dove non si supera mai la faggeta, non si supera mai comunque la linea degli alberi, fa tutto questo discorso per dire che uno zaino vale l'altro, alla fine, per escursioni giornaliere, ovviamente. Questo perché io ho tante marche, ho provato un po' di tutto, però ho anche uno zainetto appunto della Decathlon, cioè di Quechua, ok? E quindi ho detto faccio un video, lo faccio vedere perché almeno è uno zainetto che uno lo può comprare subito senza dover aspettare nemmeno il tempo di consegna in caso lo comprassi online, a un prezzo molto basso, il sito del produttore costa 14,90 euro. E va benissimo per le escursioni di una giornata. Perfetto, per esempio, se magari siamo in due, uno porta un tot di attrezzatura, di felpe, roba da mangiare per fare la grigliata. Insomma, si sta parlando di escursioni di questo tipo qua. Quindi ho detto lo faccio vedere perché è uno zainetto che a me piace. Sinceramente, è molto bellino, resistente, organizzato bene. Il prezzo è ovviamente quello di una catena del genere, quindi comunque, anche se, ripeto, non c'ho niente da, però io ci ho trovato le cose anche valide, cioè, ora io ho dei calzini, li ho comprati nel 2009, li sto usando ancora, cioè, della Quechua, vabbè, comunque, a parte questo. Questo è uno zainetto che si trova facilmente nella zona, appunto, Quechua, la zona da montagna di quella catena lì. Si chiama NH500 ed è la versione da 10 litri. Esiste anche la versione da 20 litri o da 30 litri che costano un pochino di più. L'ho comprato nel 2017 ed è tuttora a catalogo, quindi vuol dire che comunque è un prodotto, che ha soddisfatto le esigenze dei clienti, comunque, ok? 10 litri possono sembrare pochi, però strutturato specialmente in questo modo, come è strutturato questo, sono più che sufficienti per appunto un'escursione lunga. Ora vedremo anche un po' il contenuto. Lo fanno in questo colore qui, che è un colore grafite, oppure lo fanno anche con un blu, un azzurrino, lo chiamano un grigio tempesta, un grigio blu, oppure anche viola, quindi per una donna, per una ragazza può essere indicato, ok? A vuoto pesa 430 grammi, è alto 35 cm per 22 cm per 16 cm. Quindi una misura comunque compatta, bellino anche da portare a giro, non si ha la tentazione di riempirlo troppo se è più piccolo, questa non è una cosa da poco. E quindi per un'escursione giornaliera è perfetto.
Ok, i materiali sono ovviamente non materiali eccezionali, ma normale poliestere resistente all'abrasione, resistente anche un minimo all'acqua, che forse è il tallone d'Achille più evidente di questo zaino qui, perché avendo appunto le cuciture qui sopra, se piove c'entra tutto, ma pazienza, è un po' mica. Ok? La parte con l'imbottitura sul retro e poi vedremo, invece è in poliuretano, ok? E vediamo quindi le varie specifiche. È un 10 litri che praticamente è tutto nel vano principale, la capacità di 10 litri. Io per far capire le dimensioni ho messo le cose standard che portiamo in ogni escursione, quindi uno scaldacollo, che poi vedremo, è perfetto da mettere qui. Mi raccomando, il solito kit di sopravvivenza. Kit di sopravvivenza è fondamentale, questo non va mai dimenticato. Una bottiglietta d'acqua da mezzo litro, una enorme felpa di pile, quindi lo spazio c'è, scusa Cookie, e un K-Way, ok? Ed avanzava comunque spazio. Questo è il vano principale. Cosa bellina di questo zaino è che non si apre a soffietto, cioè di quelli che hanno una specie di, avete capito, non voglio fare paragoni strani, che si stringe così, ma invece si apre in questo modo che lo rende molto versatile, perché si raggiunge facilmente l'interno, ma con una grande facilità. Non è cucito male, non è fatto male, quindi comunque. All'interno c'è questa parte qui divisoria che volendo, ma non è quella la sua funzione, uno potrebbe utilizzarla anche per metterci una camel bag, ma non c'è il foro di uscita però. Ma a parte insomma, per un'escursione per una zona di questo tipo una camel bag non è indicata, più che altro può essere comoda per mettere dei mappe o libri o giornali, come si vuole portare dietro, a parte giornali del 2021. E io per dire ci ho messo la cartina della provincia di Prato del CAI, che vi dico ora non sono del CAI, non lo faccio lo faccio così per carineria, compratela perché è fatta veramente bene, viene continuamente aggiornata e quindi se siete della provincia di Prato compratela perché è veramente un acquisto diciamo che vale quello che costa, ok? All'interno della tasca principale abbiamo la classica taschina retinata. Io ci ho messo un fazzoletto per far capire le dimensioni, ma questa è perfetta per un mazzo di chiavi, no? O per il portafogli, così almeno uno non rischia di. Portafogli no, scusate, ma mazzo di chiavi, così uno non rischia di perderle. Molto molto semplice. All'esterno abbiamo una taschina sul davanti, anche questa se siamo in due possiamo dire al compagno di escursione, se mi prendi un attimo lì, la taschina esterna ci ho messo, ma c'è veramente spazio, come possiamo vedere c'entra tutta la mano abbondantemente, una barretta proteica, coltello, accendino, insomma le cose che diciamo, vogliamo avere a portata di mano, un pacchetto di fazzoletti appunto, e fondamentalmente finisce qui a livello di tasche, se non per le taschine laterali che sono comodissime. Le troviamo anche negli zaini comunque anche di marca, Ferrino, Spray, insomma ce l'hanno queste taschine qui laterali. Queste sono veramente comode, sono facilmente raggiungibili anche quando è indossato. Quindi il mio kit di sopravvivenza non l'ho finito e me ne vergognerò tantissimo di non averlo finito, quindi non sarà così, lo posso comunque mettere qui e averlo sempre a portata di mano. Quello sì, è importante averlo a portata di mano. Oddio, è un pochino alto, eh? Non si raggiunge così bene, però si raggiunge. Due parole di numero sullo schienale. Mettiamo un po' di roba qui dentro perché almeno lo si vede meglio com'è con la forma una volta indossato. Lo schienale vorrebbe essere di tipo traspirante, ovviamente è uno zaino da 15 euro,
Però non è così male. Tutta questa parte qui è fatta ondulata con una retina, appunto, con un'imbottitura in poliuretano, e c'è una parte interna che fa passare un pochino d'aria. Non tantissimo, però è bello imbottito, però non, queste ondulatore qui non danno assolutamente fastidio anche con una maglietta leggera. C'è una maniglia per portarlo e ovviamente gli spallacci, che sono imbottiti anche bene per uno zaino da 15 euro. Essendo uno zaino di bassissimo litraggio, non ha ovviamente la fascia ventrale che non servirebbe in questo caso, però ha ovviamente la fascia pettorale. Si può regolare facilmente tirando queste cinghie qui. Si mette in posizione, oddio, ora distruggo il lavalier, e ha anche un paio di comodi riposapollici qui. Tutto quello che serve per un'escursione di una giornata, anche di parecchi chilometri, sotto la linea degli alberi in zone segnalate, è qui. Ok? Non andate a spendere subito con i prodotti eccellenti e definitivi, è vero, quello sì, ma non così, diciamo, importanti come può sembrare in alcuni tipi di attività, ovviamente. Va bene? Bene, io vi ringrazio della visione e vi rimando al prossimo video. Se i contenuti del canale vi piacciono, ovviamente mettete un like e considerate di iscrivervi, a me fa piacere, e vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!